e alluso al fatto che non guadagno abbastanza, se vogliamo chiamarla un'allusione. Prendi sempre quella miseria, tesoro. La mia ex moglie diceva la stessa cosa, solo che non chiudeva... Mia madre mi ha telefonato per augurarmi buon compleanno e alluso al fatto che non guadagno abbastanza, se vogliamo chiamarla un'allusione. Prendi sempre quella miseria, tesoro. La mia ex moglie diceva la stessa cosa, solo che non chiudeva con tesoro. Chissà, forse tra 3 anni avrò raddoppiato il mio reddito. In bocca al lupo. 4 anni? Può darsi. Ok. Insomma, siete tutte persone fantastiche e questo è un regalo favoloso. Io vorrei baciarvi tutti, ma qualcuno non è il mio tipo. Per le donne il mio ufficio è sempre aperto, invece. Grazie, grazie tanto. Sarò lì tra un'ora. E perché? Perché Daniel ritira la macchina. Sto morendo di fame. Lo so. Come? Cosa ha preso? Una BMW cabriolet. Oh no, coi sedili in cuoio. Cuoio? Ah, sì, sì. Sì. La voglio anch'io. Ok, ci vediamo fra poco. La voglio, ti ho detto. Dice buon compleanno. Ehi, questi sono fantastici, vi ringrazio molto. È la roba che piace a me. Anche a me. Perché hai scelto questa macchina tu? Come? Niente, una curiosità, ne vedo tante come questa in giro. Ma che, mi tenete nascosto qualcosa? È in arrivo una mareggiata, sta crollando una diga. Di che cosa si tratta? Perché cos'ha che non va questa macchina? Che cos'ha che non va? Sembra un bulldozer. Era la macchina di Patton. Ehi tu, soldato, in marcia! Sì, fa lo spiritoso, ma in un terremoto dell'ottavo grado ti serve la Jeep. In un terremoto dell'ottavo grado ti serve la tomba. Stasera cosa fai? Mi faccio un bel giretto in macchina. Da solo? Non ho ancora assunto un autista. Passi da solo il tuo compleanno? Ah sì, senza dubbio, è il modo migliore di festeggiare. Io non sono fissato come tanti per i compleanni e tutte le altre ricorrenze. E poi che vuoi che ti dica? Siamo nati soli e i compleanni bisogna festeggiarseli in solitudine, te lo posso assicurare. È una teoria interessante. È una teoria che fa schifo. Già. Sì, certo. Senta, signora. Non è la prima macchina che compro. Lo so. E so che c'è qualcosa che non va. Però... c'è una puzza che dà la nausea. Beh, ma è un odore normale, signora Bernstein. Sono le foderine. Non si tratta di olio bruciato. Sono sicura che olio bruciato... Ti trovo benissimo, sei dimagrito. Dice a me. No, no, stavo parlando con un amico. Si è accesa nessuna luce sul cruscotto? No, mi pare di no. Allora va tutto bene. Se no si accendono le spiette rosse. Signora Bernstein, sa come diciamo nell'ambiente? Se senti puzza e non si accende una spia, fatti una doccia e via. Come, scusi? Questa non ha nessun senso dell'umorismo. Ma quale doccia? Signora, facciamo una cosa. Se continua a puzzare, lunedì me la porti. Ma sono molto preoccupata. Le assicuro che non è Io niente. Sono sicura che è il contrario. D'accordo. Ma non posso venire subito? Problemi con una macchina nuova? No, no, con una scema vecchia. Ma lo sai che sei proprio andato giù parecchio? Ma come sono andato giù? L'ultima volta mi hai visto 5 giorni fa. Hai un'aria diversa, ti è successo qualcosa? Ma no, no, niente. È che ti ho fatto un assegno di $48,000. Lo vedi che ho sempre ragione. Deve essere questo che ti ha alleggerito. Andiamo a prenderla, eh? Di corsa? No, non è di serie, c'è una piccola differenza. Ehi, cos'è questo? Ah, è il mio compleanno, mi hanno regalato un compact. Allora buon compleanno. Solo che in macchina c'è già. No, ti sbagli. L'hai pagato? No, non credo. Hai voluto la migliore autoradio. E la migliore autoradio ha anche il lettore compact. È una favola. Che meraviglia, eh? Accidenti, è un sogno. Guarda, è uno spettacolo. È la fine del mondo, la fine del mondo. Ehi, frena, quella è una 750. La tua è quest'altra. Che gingillo, eh? Adesso che mi hai fatto vedere la 750, la mia mi sembra un triciclo. Sarò franco con te. Se dovessi scegliere tra quella e la tua, sceglierei la tua, giuro. Ma allora sei scemo.
Città del giudizio. Avete fatto un bel viaggetto, quindi per ora rilassatevi e godetevi il panorama. Considerando la trasformazione che avete appena subito, non credo che abbiate voglia di fare altro. Dunque, se abbiamo fatto bene i calcoli, dovreste essere tutti della parte occidentale degli Stati Uniti, e anche se questa non è la terra, il nostro paesaggio dovrebbe risultarvi gradevole e molto familiare. Il motivo per cui vi trovate qui e quello che dovrete fare vi sarà spiegato in seguito. Il più vecchio nightclub di Città del Giudizio. Tra poco vi lasceremo ai vostri rispettivi alberghi, dove potrete fare un bel sonno. Da Sid il bistecchiere. E domattina, svegliandovi, vi sentirete in gran forma e impazienti di muovervi. Bullying Giudizio. Troverete mille cose da fare per divertirvi qui a Città del Giudizio. Per esempio, a chi di voi piace il golf? Non siete ancora in grado di alzare la mano, lo so, ma non importa. Qui abbiamo 3 campi da golf regolamentari. E adesso comodi e su con la vita. Sarete tutti i nostri ospiti per i prossimi 5 giorni e vogliamo che vi sentiate a casa vostra. Signore e signori, questo è l'Hotel Continental. Coloro che alloggiano qui saranno aiutati a scendere dal tram. Tutti gli altri ripartiranno con me tra breve. Stia attento al gradino. Signore e signori, benvenuti. Mi chiamo Stan. Visto ciò che avete passato, vorrete andare dritti in camera vostra e farvi un bel sonnellino. Siete già registrati, non dovete preoccuparvi di niente stasera. Vi sarà spiegato tutto domani mattina. Quindi buon riposo. Se avete qualche domanda, io sono a vostra disposizione. Grazie. Mi scusi un attimo. Signor Miller, questa è la sua stanza. Si metta pure comodo, ritorno subito. Da questa parte, prego. Signor Miller, tutti gli abiti di cui avrà bisogno qui sono in questo armadio. Noi li chiamiamo tupas, somigliano a caftani, sono molto comodi e di misura unica. Vuole fare una doccia? Oppure è troppo stanco? È troppo stanco? Ah, sì, è chiaro. Abbiamo 5 diversi programmi alla nostra televisione. Il terzo canale le dirà tutto su Città del Giudizio. Le auguro la buonanotte e se avesse bisogno di qualcosa sono al suo servizio. Io sarei molto sorpreso se ci trovasse qualcosa, ma apprezzo l'intenzione, mi creda. Buon riposo. Buongiorno Philip. Buongiorno. Ah, sei arrivato, Leonardo. Ti scusi. Buongiorno Susan. Buongiorno signor Diamond. Chi è la pubblica accusa? Lena Foster. Ah. Lo sbranerà questo poveretto. Lunedì scorso ha perso.
Sul serio? Allora Dio esiste. Ok, me lo chiami, prego. Pronto? Signor Miller? Sì. Le passo Bob Diamond, resti in linea. Chi? Daniel? Sì. Sono Diamond, come va, amico mio? Ha dormito bene? Sì. Incredibile, vero? Senta, lei ora si alza, si fa la doccia, poi prende una di quelle belle e comode vetture che qui chiamiamo tram e viene a trovarmi, va bene? Ha idea di cosa stia succedendo? No. Beh, in tre parole, lei è qui per difendere la sua vita e io le darò una mano. Difendere la mia vita? Tra poche ore lei sarà più intelligente di chiunque abbia mai conosciuto sulla Terra. Non lo trova straordinario? Sì, sarebbe straordinario. È straordinario, deve credermi. A proposito, ha già fatto colazione? No. Allora vada in uno dei nostri posti di ristoro. Degusterà i migliori cibi serviti nella maniera migliore e mangi pure quanto vuole. Come ha detto? Finché resta qui può mangiare a crepapelle, non le farà male allo stomaco e il suo peso non aumenterà di un grammo. Quindi ne approfitti, ceda pure ai peccati di gola. Ci vediamo alle 11. Posso mangiare quanto voglio? Qualunque cosa. La saluto. Pronto. Non mi hai mai amato, non mi hai mai amato neanche per un attimo. Ti ho amata dal primo giorno che ti ho vista. Ti ricordi quando è stato il primo giorno? L'hai dimenticato. Non provocarmi, Karen. Certo che me lo ricordo. Come mi chiamano a casa? Ma questo non me lo hai mai detto. È la prima cosa che ti ho detto. In un'altra vita? In un'altra vita. Basta così, Lenor. Ci ha provato ed ha fallito. Per lei il gioco è finito. Resti pure qui. I giochi a premi come sulla Terra. Harry, la decisione sta a lei. Vuole fermarsi qui oppure vuole affrontare la paura? Affronto la paura. Affronta la paura! Harry, affronta la paura! I nostri campi da golf vi attendono. Avete molto appetito? Alla tavola calda da Ted potete mangiare tutto quello che vedete e anche di più. I nostri cuochi cucinano a ritmo continuo solo per voi. Vi piace andare a cavallo? Il maneggio al giudizio, aperto fino al tramonto, vi aspetta. Se il vostro processo vi lascia del tempo libero, venite a fare una passeggiata a cavallo con noi. Vi distrarrete e vi divertirete. Previsioni del tempo. Tempo sereno e temperatura primaverile per sempre. Buongiorno. Buongiorno. Il menù shakespeariano. Allora, cosa c'è di buono? Qui ogni cosa è sensazionale. E come sono le omelette? Sensazionali. Aggiudicato. E un succo di frutta. Bene, torno tra un momento. Oh, che meraviglia! L'avevate già preparata per qualcun altro? No, l'ho fatta apposta per lei. Così in fretta? Presto e bene, signore. È il nostro motto. Ah, che bontà. Signor Miller? È squisita. Mi fa piacere. Sta per partire un tram rosso che la depositerà in centro per le 11 in punto. Se non vuole fare tardi, sarà il caso che lasci tutto e che si muova. Questa omelette era una favola, è un peccato. Mi dispiace. Signore e signori, un benvenuto dalla rete di trasporto cittadino. Siete pregati di restare seduti finché il veicolo non si sarà fermato del tutto. Non scendete mai dal tram quando è in moto, per via del campo elettronico che si attiva intorno al veicolo in movimento. È molto pericoloso. Grazie. Giovane, Heitz! No, no, un incidente d'auto.
Oh, mio Dio. Ma adesso si sente bene, mi sembra. Non è così? Sì, benissimo. Oh, pure io. Pazzesco. Lei se l'era immaginato in questo modo? Io no, di sicuro. Io non so ancora che cosa sia. Lei? No, neanch'io. Credo... Lo sa che lei mi ricorda tanto il mio barboncino? Lei ce l'ha un cane? Sì, ne ho avuti tanti. Beh, adesso le racconto del mio cane. Sa, era un piccolo... Oh, ma ce l'ha un po' di tempo? Sì, sì, racconto. Bene. Non lo facevano salire sul treno, volevano che lo mettessi nel bagagliaio, ma io lo portavo lo stesso. E ogni volta che il controllore faceva il giro, lui faceva il furbo e andava a nascondersi nella mia borsa. E lei ha mai avuto un cane? Me l'ha già chiesto due volte. E lei che cosa ha detto? Che ne ho avuti tanti. E io che cosa ho detto? Ha detto che meraviglia. Beh, è così. Signor Miller, benvenuto. Io sono Ellen, una delle assistenti del signor Diamond. Salve. Vuole seguirmi, prego? Piacere. Arrivederci. Arrivederci. Ha un'aria familiare, vero? Direi proprio di sì. Beh, è stato fatto con intenzione, affinché voi lo troviate il meno stressante possibile. A proposito, se qualche cosa non dovesse convincerla, ci sono delle cassette per i suggerimenti un po' dappertutto. Ci dica la sua opinione. Ecco, se volete che questo posto assomigli di più alla Terra, dovreste aprire una catena di supermercati. Sa che è curioso quello che ha detto. Ne hanno aperti 6 fuori città. Pare che siano stupendi. Personalmente non credo che li frequenterò. Detesto lo yogurt e i surgelati mi fanno orrore. Il signor Diamond sarà da lei fra un momento. Grazie. Los Angeles vista dall'alto. Le Hawaii viste dall'alto. La città del giudizio vista dall'alto. Daniel? Bob Diamond. Salve. Si accomodi. Allora come va? Si siede pure, amico mio. Ma che cosa guarda, scusi? Lo sa che le sta bene quel tupa. A qualcuno non dona, ma a lei sì, lei sta proprio bene. Grazie. Allora, è così che si aspettava che fosse? Che mi aspettavo che fosse? Ma dove sono? È il paradiso? No, non è il paradiso. È l'inferno? No, non è neanche l'inferno. In realtà l'inferno non c'è. Anche se mi dicono che Los Angeles ci sia parecchio vicino. Bene, Daniel. Adesso le dirò come stanno le cose. Quando uno nasce in questo universo, ci resta per tanto, tanto tempo. Quindi si hanno molte vite diverse. E dopo ogni vita c'è un esame da passare, che per lei è adesso. Vede, ogni secondo di ogni vita viene accuratamente registrato. E quando una vita finisce, noi ce la studiamo. Scegliamo un paio di giorni, li esaminiamo, e se tutti quanti sono d'accordo, lei va avanti. Come sarebbe vado avanti? Sarebbe che va avanti, che continua ad avanzare. E tutto questo serve a diventare sempre più intelligenti, a continuare a crescere, a usare quanto più cervello è possibile. Per esempio, io uso il 48% del mio. Lo sa quanto ne usa lei? Il 47? Il 3. Come ha detto? Il 3. Uso il 3% del cervello. Sì, ma non si preoccupi. Tutti quanti sulla Terra usano il 3% del cervello. Dal 3 al 5%. Ecco perché stanno lì. 3%. Vuol dire che nessuno sulla Terra ne usa di più. Chi usa più del 5% del cervello non vuole stare sulla Terra, mi creda. Non che nei vostri ristoranti non si mangi bene, ma ci sono destinazioni ben più intriganti per le persone intelligenti. Dunque, chi viene dalla Terra come lei e come lei usa così poco del suo cervello... ha passato la maggior parte della vita a fare i conti con la paura. È sul serio? Beh, tutti sulla Terra fanno i conti con la paura. I cervelletti muoiono di paura. Cosa sono i cervelletti? È così che vi chiamiamo, dietro le spalle. Mi perdoni. Ma lei chi è, scusi? Io sono uno come lei. Ho vissuto sulla Terra tanti anni fa.
Ma sono progredito, sono andato avanti. Ho superato le mie paure e sono diventato più intelligente. Lei ha degli amici che soffrono di stomaco? Sì, tutti, tutti quanti. E la paura è come un'immensa nebbia. Si deposita nel cervello e blocca tutto. I veri sentimenti, la vera felicità, la vera gioia. Non ci si muove in quella nebbia. Ma lei la sollevi e vedrà come comincia a vivere davvero. Oh, oddio, il mio 3% dai numeri. Cosa sta leggendo? Oh, non lo capirebbe, sono solo numeri. Lei legge quei numeri? Sì, signore. Insomma, sono sotto processo perché ho avuto paura. Beh, primo, non deve chiamarlo processo. Secondo, è proprio così. Ma se sono colpevole, che cosa mi fanno? Non deve pensare a questo adesso. Nella peggiore delle ipotesi, ritorna sulla Terra e ci prova ancora. Ma come funziona? Vado avanti e indietro finché non imparo. Beh, non è mica per sempre. A un certo punto la buttano via. Ero già stato sulla Terra prima? Oh, certo. Quante volte? Una ventina circa. E sono parecchie, 20 volte? Io ci sono stato 6. Oh, mio Dio. Allora io sono proprio lo scemo del villaggio. Non dica sciocchezze, c'è gente che c'è tornata centinaia di volte. Personalmente non vorrei frequentarli, ma comunque esistono. Se lei deve difendermi, allora c'è qualcuno che mi accusa. È una molto in gamba, Lena Foster, soprannominata Lena la Iena. E sarebbe la nostra avversaria. Mm-hmm. E per chi lavora? Per l'universo. Vedi, l'universo è un'enorme macchina e noi siamo sue parti. Loro non vogliono che una parte passi se non è pronta. Se passa una parte sbagliata, tutto l'ingranaggio si blocca. Ecco perché noi siamo qui, per vedere se lei è pronto. Che cosa vogliono rivedere esattamente? Non glielo so dire con precisione, ma so di certo che si tratta di 9 giorni della sua vita. 9 giorni? Allora il mio processo durerà 9 giorni. No, tutti i processi durano 4 giorni, durante i quali rivedremo 9 giorni o episodi della sua vita. Quali giorni rivedremo? Non glielo posso dire. È un numero normale? Alto, basso, un buon numero normale? Lei si preoccupa molto della normalità. È divertente. Io avrei preferito 7, ma 9 va bene. Ne danno anche 15. Senta, ha fame? Da morire. Avevo cominciato a mangiare, ma è arrivato il tram. Beh, al diavolo il lavoro. Ora ci abbuffiamo. Venga con me. Abbiamo circa 400.000 residenti qui. Serviamo la metà dei defunti degli Stati Uniti. Sono 2.500 morti al giorno. I bambini vengono qui? No, i bambini non devono mica difendersi. Quelli che vengono presi vanno avanti automaticamente. Non è un'idea carina. E gli adolescenti invece? Non li vogliamo, combinano troppi guai. Abbiamo provato per un po', ma rovinavano i tupas. Dei veri scalmanati. Com'è quel polletto? Le piace? Oh, è squisito. Già. È squisito. Lei che cosa mangia? Non le piacerebbe affatto. Cos'è? Mi dica che sapore ha. Lei è curioso, vedo. È una cosa che mi piace molto. Vuole assaggiare? Sì, ha un'aria così strana. Oh, mamma mia! Sa di cacca di cavallo, eh? Quando uno diventa più intelligente, impara a manipolare i sensi. Il sapore che sento io è diverso da quello che sente lei. E quelli intelligenti mangiano così? Su, mi racconti, Daniel, mi parli della sua vita. È stata difficile, ha avuto dei problemi? Beh, certo che ho avuto dei problemi. Hanno tutti dei problemi, no? Gli abitanti della Terra? Certo. Di beneficenza ne ha fatta? Come sarebbe a dire? Ha dato soldi, ha fatto donazioni. Guardi che non è una cosa buona o cattiva, è soltanto una mia curiosità. Beh, diciamo che avrei potuto dare di più. Ho dato soldi ai poveri per strada, ma quelli non danno ricevuta. Quanto bisognerebbe dare ai poveri? C'è una regola? Non si deve preoccupare, stia tranquillo. Ma c'è stata una persona con cui è stato troppo avaro. Sempre, per tutta la vita. Doveva essere più generoso con lui. Chi è? Lei stesso. Beh, io devo andare, è tardi. Dove va adesso? Lei non potrebbe capire. Non lo prenda per un insulto, dico proprio in senso letterale. Esca stasera, vada a divertirsi. Ah, lo sa cosa potrebbe fare? Andare al padiglione delle vite passate. E che cos'è? Si vedono le persone che uno è stato nelle altre vite. Che cosa? Certo. Vedi te stesso in altre vite? Ah, molti ne vanno matti, ma certi dalla nausea. Non mi guardi così. Beh, allora, la saluto. Senta, non lo finisce, vuole portarselo via, le fanno un pacchettino con gli avanzi se glielo chiede.
Se ha bisogno di parlare con me a qualunque ora, basta che mi telefoni. Io non dormo mai. Mai? No. Io avrei un'altra domanda. Arrivederci. La chiamo più tardi. Siete già registrati. Non dovete preoccuparvi di niente stasera. Mi sarà spiegato tutto domani mattina. Quindi, mi riposo. Se avete qualche domanda, io sono a vostra disposizione. Grazie. Il planetario internazionale, l'universo com'è veramente. Al rifugio antiatomico, il più vecchio cabaret di Città del Giudizio. Se vi dicessi quanto è vecchio quest'uomo, non ci credereste. Senti, che faccio, glielo dico? Eh? Stiamo parlando di anni luce. Anni luce, capito? Era in gamba, però. Niente prostata, ma un ometto in gamba. Ah, andiamo, mi state guardando come tante pecore. Datemi una mossa, su. Ma cos'è questa, una veglia funebre? Andiamo. Ebbene, amici, voglio raccontarvi una storiellina. Circa un anno fa mi arriva qui un cervelletto. Vi do la mia parola d'onore che non sto esagerando. Usava lo 0,5% di cervello al massimo. Ordina una fetta di torta. Ma si dimentica che cos'è. La guarda e non sa che cos'è. Beh, io però lo so, lo guardo, è una fetta di torta. Così gli dico, ma che diavolo fai? E lui, devo fare una telefonata. E io, ma che cosa vi sembra quella? Un telefono? E lui, è un telefono. Beh, che mi prenda un colpo, prende la torta e chiama la madre. Ragazzi, sveglia, eh? Per favore non guardatemi così. Siete voi sotto processo, non io, è chiaro? Salve, come si chiama? Arthur. Bene, Arthur, e da dove viene? Denver. Denver, gran bella città, Denver. Lei sciava? No. No? E come è morto? Ero caduto in coma. Mi dispiace. Quanto è durato il coma? Veramente non lo so. Beh, facciamo un giochetto. Elvis, è vivo o morto? È vivo. Un lungo coma, Arthur. Molto lungo. Lieto di averla qui. Salve, come va? Come si chiama? Ernie. Ernie, se la sta spassando a Città del Giudizio, eh? Oh, è forte. Si mangia benissimo. Sì, è proprio così. È stato un po' in giro? Ha visto il maneggio? Le piace andare a cavallo? Non molto, veramente. Bravo! Ah, guardate quel bel giovanotto laggiù. Salve, ci dice come è morto? Sulla scena, come lei. Molto spiritoso, perché non ci viene lei qua sopra? No, grazie. No, certo, non ci vuole venire qui, e sapete perché? Perché questo è un lavoro difficile, ma a me piace da matti. Io adoro voi cervelletti. A proposito, avete sentito qualche barzelletta nuova sui cervelletti? Ciao. Ne girano tante. Ciao. Eh? Noi ci conosciamo. Ci vogliono, secondo voi, spero di sì, chi sei? Io mi chiamo Giulia. Ah, io Daniel. Mi conosci? Vi è piaciuta? Mi sembrava, non lo so. Forse eri su quell'autobus. Quale? Quello del botto. No. Meno male, siediti. Scusa, credevo... Mi sembrava proprio di conoscerti, davvero? Sì. Forse perché qui sono l'unico uomo sotto i 100. Ah. Sarà per questo. Voglio raccontarvi una storiellina successa davvero. Circa 3 mesi fa sono venuti qui 6 nuovi arrivi. Ora io è chiaro che l'umorismo non ha niente a che fare con l'intelligenza. Ah, non ha niente a che fare? Ti va di uscire a fare 2 passi? Io facevo il mio numero. O vuoi restare qui fino alla fine? No, devo restare, mio padre. Uno dei 6 attacca. Sto scherzando. Sarebbe stata una bella disgrazia per me. Per quei porcaccioni. Quindi qual è la morale di questa storia, eh? Se dovete rumoreggiare, andatevene a casa. Su, andiamo. Okay. Vi prego, amici, vi prego, non ve ne andate. Non ve la perdete questa canzone. Ci compriamo il disco. Vi prego. Ok. Adesso io e Ed vogliamo farvi sentire una bellissima canzone, una delle vostre preferite. Cercheremo di farla un po' diversa e vorremmo dedicarla proprio a voi due. Per avanzare, devi pensare, far lavorare bene il tuo cervello. Siamo rimasti abbastanza. Se sei scemo, in eterno, io ti mando all'inferno. Stavo scherzando. Guarda. Che c'è? Non è possibile. Sarai una bambina fantastica nella prossima vita.
Non te l'ha mai detto nessuno che sei rigido come un cadavere. E cosa pretendi? Sono morto. Sono rigido. Quanti giorni devi rivedere? Il mio avvocato ha detto 9. Lo chiami avvocato? E tu come lo chiami? Sam. Ma come, all'avvocato gli dai del tu? Sì. Beh, mi sembra un po' strano. Tu davi del tu a tutti e li chiamavi per nome, scommetto. Come si chiamava il tuo macellaio? Pete. E il tuo postino, invece? Jesse. Il tuo postino come si chiama? Ecco, io non ne ho idea. Mi ha portato la posta per oltre 10 anni, ma il nome non lo so. Non gli facevi un regalo neanche per Natale? Sì, una bottiglia, ma la lasciavo fuori dalla porta. Suppongo che tu non avessi un macellaio. Steve. Steve Rubin. Steve? Sì. Però non era un vero macellaio. Si divertiva a fare il macellaio. Si divertiva. La gente gli portava un pezzo di carne e lui la tagliava, si facevano 2 chiacchiere. Non è possibile. E tu quanti giorni devi rivedere? 4. 4 soli. Mi sa che allora andrai avanti. Non lo so, speriamo. Sam dice di sì. Davvero? Sì. Spero che tu e Sam siate felici. Ti scriverò dall'inferno. Sei simpatico. Tu eri sposato? Sì. Figli? No. E tu invece? Beh, avevo una bambina e avevo adottato un maschietto. Quanti anni hanno? Stefanini ha 7 e Adam ha quasi 9. Sentiranno la tua mancanza? Certo che la sentiranno. Loro mi mancano tanto. Però è strano, non soffro quanto pensavo. E tu? Beh, io neanche li conoscevo. No, mi riferivo al fatto che qui non si sente dolore. Dicono che sia per farci concentrare meglio, così rivediamo le nostre vite senza coinvolgimenti. Lo so, il mio avvocato, Bob, mi ha detto la stessa cosa. Sì, ma anche questo non è un coinvolgimento. Altro che. Anche mangiare quanto vuoi è un coinvolgimento. Certo, non è il massimo. Non sei impazzito all'idea? Pensa che 6 mesi fa ho sognato che andavo in un posto dove potevo mangiare quanto volevo e ora eccomi qua. Hai sognato di venire in questo posto? No, nel sogno era in un ristorante cinese. Ce n'era uno proprio vicino a casa mia. Parlami di tuo marito. Avevate un buon rapporto? Sì, in parte, sì. E tu e tua moglie, invece? Mi sono sposato troppo giovane, questo dice tutto. Ah, quanti anni avevi? 71. E com'era? Era molto bella, anzi troppo. Come troppo? Beh, io ho una teoria che si deve stare con una persona che sia attraente quel tanto che basta per eccitarti. Ogni eccesso comporta problemi. Lei era molto più bella del necessario. Beh, come teoria è piuttosto nuova. Ti piace il tuo avvocato? Ci vai d'accordo? Oh, è molto intelligente. Ha proprio un gran cervello. Guarda, ho appena lasciato un mondo in cui regna l'invidia del pene e che ti trovo, l'invidia del cervello. Scusa, lui quanto ce l'ha grande? Bello. È il mio albergo, sì. Ah. È bellissimo. Ah, ti hanno messa qui. Sì. E tu dove stai? E dove? Dove sta chi non è stato generoso e non ha mai adottato un bambino? Sono al Continental. Se vieni lo ridipingiamo. Domani, dopo il processo, andiamocene insieme. No, domani non posso. Non puoi? No, mi dispiace. Sei già impegnata con qualcuno? In questo caso ti posso chiamare tra un paio d'annetti, se vuoi. Ma no, Sam ha invitato a cena un po' di amici. Ha detto che sarà un gruppo di persone molto intelligenti e mi ha chiesto se ci volevo andare. Sempre lui. Non avere una storia col tuo avvocato, ho la chiara sensazione che sarebbe uno sbaglio. Beh, dopo la festa ti telefono, okay. Così parliamo un po'. Perfetto, così ho il tempo di fare lo scemo con la pubblica accusa. Tanti auguri per domani. Grazie. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Tra poco nella sala azzurra saranno serviti champagne e caviale. Salve Daniel, sono qui. Come va, tutto bene? Me la cavo. Comincia ad ambientarsi? Direi proprio di sì. Bravo, andiamo. Nervoso? No, dovrei esserlo. Non vedo perché. Cosa ha fatto ieri sera? Ho conosciuto una donna splendida. Ha conosciuto una donna?
Non è possibile. Cosa c'è da ridere? Niente, è una cosa buffa. Due giorni dopo un incidente mortale si è già innamorato. Roba da pazzi. Deve credermi, Daniel. L'ho fatto milioni di volte e ogni volta è come la prima. Eccoci qua. Pronto? Salve, Robert. Bene, bene, bene. Guarda un po' chi si rivede. Ho sentito che lunedì abbiamo perso, eh? Figurati se non era la prima cosa che mi dicevi. Beh, non si può vincere sempre. Stavolta ti inchiodo. È una promessa. Buongiorno. Buongiorno. Non le dia spago, Daniel. Avete litigato voi due? Non è esatto. Litigare significa che una volta andavamo d'accordo. Non è il nostro caso. Ma questo pregiudica il regolare svolgimento del processo. Non è un processo. Beh, lo chiami come le pare, ma io non vorrei andarci di mezzo. Buongiorno. 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 Si accomodi. Signor Miller, sono certa che il suo avvocato le avrà spiegato le cose fondamentali, ma vorrei solo dirle che anche se questo può sembrarle un processo, in realtà non lo è. È semplicemente un procedimento che ci aiuta a prendere delle decisioni e per quanto possa essere imperfetto, secondo noi funziona bene. Quello che vedrà sullo schermo, signor Miller, le sembrerà talmente reale da farla sentire a disagio all'inizio. Ma stia tranquillo. Dopo un po' credo che comincerà a piacerle molto. Dicono che l'effetto sia quasi tridimensionale. Qualche domanda, signor Miller? No. Signora Foster, se vuole può cominciare. Grazie, vostro onore. Nel corso dei prossimi 4 giorni tenterò di dimostrare che Daniel Miller, pur essendo un uomo per molti versi di prim'ordine, è ancora condizionato da tutte le paure che lo hanno afflitto costantemente in tutte le sue vite. Io ritengo di poter dimostrare, senza la minima ombra di dubbio, che bisogna farlo tornare ancora una volta almeno sulla Terra per risolvere il suo problema. Vorrei cominciare dall'infanzia, per favore, ed esattamente da l'11/4/19. A proposito, signor Miller, questo significa che lei aveva 11 anni, 4 mesi e 19 giorni. È tutto chiaro? Credo di sì. In altre parole, se dicessi 9/2/17, lei avrebbe 9 anni, 2 mesi e 17 giorni. Ho capito. Guarda. Realistico, non trova, signor Miller? Ehi, Miller, guarda cosa ho trovato. Quello è il mio auto. Giù le mani. No, me lo vieni a prenderlo. Sai perché non ti fai avanti? Perché ti faccio nero di botte. Tu non fai nero nessuno, capito? Ah, no? Coraggio! Non lo rivuoi, il tuo album. Avanti, cacca sotto. Dai, colpiscimi. Ti aspetti a difenderti, razza di vigliaccone. Ma guarda che peccato. Senti, perché non passi a casa mia dopo? Così magari ti aiuto a rincollarlo. Caga sotto. Signor Miller, vuole dirci che cosa ha provato rivedendo questo episodio? Se è stato strano rivedermi bambino, è questo che vuol sapere? No, io parlo di emozioni. Quale genere di sentimenti le ha risvegliato? Frustrazione? Non è un test. Non ci sono risposte giuste. È questo che ha provato? Frustrazione? Sì, credo. Lei lo sa perché aveva paura? Obiezione. Dove è uscita fuori la parola paura? Lei passa arbitrariamente da frustrazione a paura. Questo è già dichiararlo colpevole. Potrebbe usare un'altra parola, per favore? Quale parola userebbe lei? Quale userei io? Autocontrollo. Ha tenuto un comportamento molto controllato. Autocontrollo? Sì, signora. Permette che le spieghi? Ma per favore.
Vostro onore, possiamo andare all'1817, prego. Di cosa mi stai accusando? Di niente. Di cosa mi stai accusando? Di niente. Ma perché non me lo dici in faccia? Non ho capito di che perché parli. Perché non pensi mai una volta ai miei problemi? Rispondi. Abbassa la voce, però. Abbassare la voce? Hai detto che non avresti urlato davanti al bambino. Sempre questo bambino. Non ci pensi a me? Anch'io vivo qui. Questa è pure casa mia. Io lavoro come uno schiavo per mantenervi tutti e due. Lo so. No, che non lo sai. Come porto i soldi a casa, tu essi a spendere. Cosa vorresti dire? Che spendo troppi soldi? Sì. Ma se sto attenta a centesimi. Se non ti sta bene, perché non vai a fare la signora da un'altra parte? Giorgio, ora smettila. No. Finisce così ogni volta che bevi, ogni volta. Ma ci siamo! Comincia la predica! Perché non ti metti comodo e attacchi il sermone? Ti prego, ora basta! Non ti prego, toccare! Non mettiti... Durante quel breve e straordinario momento in cui i suoi occhi incontrarono quelli del padre, il bambino imparò cosa fosse l'autocontrollo. Non aveva paura. Era maturo. Era non violento. Lo definirei dignitoso. La mia insigne collega può anche credere nel picchiare prima e discutere poi, ma non siamo tutti come lei. Attento agli insulti. Sentiamo il signor Miller. Signor Miller, in quel cortile voleva dare una lezione al suo compagno? Beh, sì, volevo e come, ma mi sono controllato. Ah, si è controllato, eh? E lei ritiene che controllarsi sia la migliore soluzione ogni singola volta, in ogni caso? No. Non sarebbe stato meglio in questo caso non essere così controllato? Vede, io sono convinta che se lei si fosse battuto quel giorno, questo episodio non l'avrebbe ossessionata per tutta la vita. Non se l'è mai lasciato alle spalle. Ci pensava sempre, non è così? Aspetti un secondo. Chissà quante cose gli saranno passate per la testa durante tutta la vita. E lei va a isolare quest'unico incidente? Noi siamo qui proprio per esaminare certi incidenti. O pensa che non abbia capito il nostro lavoro? Vostro onore, per risparmiare tempo e polemiche, propongo di archiviare l'11419 senza ulteriori commenti. Signor Diamond? Io sono più che soddisfatto e sono molto fiero di Daniel. Signor Miller, c'è niente che vorrebbe aggiungere? Mi sta benissimo la tesi dell'autocontrollo, signore. Grazie, signor Miller. Signor Diamond, tocca a lei. Vostro onore, dato che siamo ancora nell'infanzia, vorrei mostrare una cosa che ritengo assolutamente straordinaria. Passiamo al 19:15, per favore. Già mi tengono d'occhio per aver rubato quei libri. Ora penseranno che ho rubato anche questi. Vedrai che sarò espulso, vedrai. Ma no, non sarai espulso. Ma certo, figurati, sono già sospettato. Questa non mi ci voleva proprio. Buon pomeriggio, ragazzi. Buon pomeriggio, signor Walworth. Continuate a lavorare al compito che vi ho assegnato lunedì scorso. Tieni, prendi tutto. Ma sul serio? Dirò che ho perso i miei. Ma così ti metti nei guai? Ci penso io. Daniel, dimmi, dov'è la tua roba? L'ho dimenticata a casa. Come sarebbe? L'ho perduta. Beh, deciditi, l'hai perduta o l'hai dimenticata? Beh, veramente l'ho perduta dentro casa. Dove sono le tue cose, Daniel? Cos'è questa storia? Lo sai quanto costano questi colori? Ragazzi, volete dire a Daniel quanto costano questi colori? $10. E i pennelli? $3. Quanto fa in tutto? Fa $13. Se non hai i pennelli, non puoi diventare un artista, così come un nuotatore non sarà mai un nuotatore se non entra nell'acqua. Devi avere i pennelli, sono stato chiaro? Sì. Sei stato molto negligente. Dovrò chiamare tuo padre oggi, dopo la scuola. No. Vedremo di trovare il modo di farti ripagare tutto. Sì, signore. Ha passato un bel guaio quella volta, vero Daniel? Sì. Ma pensava che il suo amico avrebbe avuto una punizione più severa. Sì. Vostro onore, a soli 10 anni ha dimostrato un coraggio che molti adulti non si sognano nemmeno. L'episodio si commenta da solo, credo. Possiamo vedere il 10:9:15, la sera di quello stesso giorno? Grazie. Dove li trovi i soldi per ripagare tutto? Non lo so, papà. Sono molto, molto deluso da te. Mi dispiace tanto. Ti dovremo punire, severamente. Ma non dovete punire me. Sì che dobbiamo. Prima di tutto tu non vedrai la televisione per un mese. Io non ho nessuna colpa, l'ho fatto per Steve, l'ho fatto per salvarlo. Spiegati, come sarebbe?
Gli ho dato i miei colori. Probabilmente i suoi se li ha venduti come si vende tutto. Io non c'entro, devi credermi. Steve. Punite lui. Non è colpa mia. Cosa successe al suo amico Steve? Se lo ricorda, signor Miller? Che cosa intende? Steve venne espulso dall'istituto 2 giorni dopo. Non glielo dissero? Credevo che avesse cambiato scuola. Dove vuole arrivare, scusi? Sto cercando di valutare gli effetti di quella che lei definisce un'azione coraggiosa. Il signor Miller può essersi comportato coraggiosamente in classe, ma lo abbiamo appena visto crollare poche ore dopo. E perché? Per non rinunciare alla televisione. Io avevo soltanto 10 anni allora. La televisione è tutto per uno di 10 anni. È come l'eroina. Uno non può farne a meno da un momento all'altro. Io non volevo nemmeno guardarla la TV, ma mi ci costringevano i miei genitori perché volevano uscire. E così mi sono assuefatto. Questa polemica tra me e la signora Foster va avanti da molto tempo. Io sostengo che ogni episodio vada giudicato per quello che è, mentre lei mescola il buono e il cattivo per mettere tutto sotto una cattiva luce. Se io una volta le cambio una ruota sgonfia della macchina e 2 anni dopo le perdo un attrezzo da giardino, secondo lei non ho meriti per la ruota cambiata, ma sono lo sbadato che ha perso l'attrezzo. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Ci siamo mai fermati a pensare che Daniel era molto legato al padre da bambino? Secondo me non c'entrava affatto il suo amico. Credo invece che Daniel non volesse mentire al padre. Tutto qui. Lei annuisce, signor Miller. Significa che è d'accordo con il signor Diamond? Oh, certo. Io ero pazzo di mio padre. Io quasi mai gli ho mentito. Dice che non ha mai mentito a suo padre. Vuole che le mostri qualche centinaio di esempi? Ho detto che quasi mai gli mentivo. Non ho detto che non gli mentivo mai. Uno alle volte deve mentire, quando non ne può fare a meno. Ma non significa che il bene diminuisce. Se esiste un dialogo, il vincolo rimane. Se uno ogni tanto racconta una storia, questo non incrina il rapporto. Voglio dire, se ci si ama, si può anche dire qualche bugia. E poi ci si ride su insieme. Ecco, qualche volta dicendo una bugia, se sentivo nel nostro rapporto insinuarsi un'incrinatura, allora magari io tiravo fuori un po' di verità. Psst. Lasci perdere. Ho finito. Un'ottima giornata, è andata benissimo. È un osso duro quello, eh? Se le dicessi quanto, amico mio, non ci dormirebbe, gliel'assicuro. Beh, io vado. Mi chiami se ha bisogno. Mi dica, cosa fa stasera? Esce con quella signora? No, niente, è impegnata. Impegnata? Ma è roba da pazzi. Buonasera. Buonasera. Buonasera! Salve. Buonasera. Buonasera, signore. Prego, si accomodi. La sua salvietta. Un sake. Sake. Lui vuole... sake! Come vanno le cose? Bene. Grazie. Grazie a lei. Cosa avete di buono? È tutto buono, proprio tutto. Quelli cosa sono? Sembrano vermi. Solo i locali lo mangiano. Ma di che cosa sa? Lei vomiterebbe. Ok, prendo il tonno. Tonno per il signore, sì. Certo. Ok, tonno, molto buono tonno. È anche molto rapido. Molto rapido, così dicono tutti. È squisito. Le piace? Moltissimo. Grazie infinite. Proprio buono. Quanti giorni deve rivedere? Quanti giorni deve rivedere? 9. 9? 9 giorni? Oh mio Dio! 9 giorni! 9 giorni deve rivedere! È meglio che beva molto sake? Rivedi 9 giorni? Sì. Io ne rivedo 15. Mi chiamo Frank. Daniel. Piacere. Piacere. 15 giorni? Sono tanti. Non lo so. Come sei morto, Dan? Se arriva di dirmelo, eh? Sì, mi è venuto addosso un autobus. E tu invece? Un proiettile in testa. Sul serio? Omicidio? No, un incidente di caccia. Un imbecille mezzo cieco mi ha preso per un animale.
Che lavoro facevi da vivo? Il pubblicitario. E tu che cosa facevi? Io facevo soldi con i libri porno. Li vendevi? No, li leggevo, ma certo che li vendevo. Eri di Los Angeles? Li conosci quei nightclub vicino all'aeroporto? Dove fanno lo striptease? Sì. Me lo sono inventato io, nudo integrale. Ah, sei stato tu? È roba mia. Ho comprato due locali che stavano chiudendo. Usavano solo la parola nudo. Io ci ho messo, da oggi, nudo integrale. Ho raddoppiato gli incassi in un mese. Devo andare a pisciare. Vieni anche tu? No. Sera! Grazie tante! Non sto andando via, devo solamente andare a pisciare. Va a pisciare! Pronto? Il signor Miller? Sì. Ho un messaggio per lei, signore. È sicuro? Sì, per lei. Ascolta. Ciao. Ma che fine hai fatto? Beh, ora me ne vado a dormire. Domani, quando hai finito, ci vediamo all'ingresso principale. Ti aspetto lì. Mi manchi. Non è strano. Buonanotte. Ma è pazzesco. Vediamo se ho capito bene. Lei ha davvero fatto l'amore con Beniamino Franklin? Due volte. E com'era? Piuttosto grasso, Bob. Non potevo crederci quando l'ho saputo. È meraviglioso. È vero, non me ne ricordavo più. Era pronto a dormire anche sott'acqua. Che meraviglia. Buongiorno. 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 Sono Dick Stanley. Devo difenderla io oggi. Come, scusi? Devo difenderla io oggi. Il signor Diamond era occupato e io lo sostituisco. Come occupato? Andiamo, non mi prenda in giro. Il signor Diamond sarà qui domani. Ma come fa a difendermi? Lei non sa niente di me. Signor Miller, io uso il 51% del mio cervello. Creda, so tutto di lei. Il 51% registrato? È naturale. È portentoso. Beh, allora ho chiuso. Non si può ricominciare da capo. Ho già perso. Senza, io procedo diversamente dal signor Diamond, ma senza volermi dare troppe arie. Sono piuttosto bravo, mi creda. Conosco bene ogni giorno della sua vita e voglio che lei sia fiducioso. Allora ho perso. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. La ringrazio veramente, signora Foster. È stata un tesoro. Oh, una sciocchezza. Buongiorno, signor Miller. Buongiorno. Vostro onore, il mio avvocato non è qui stamattina e io ritengo che tale circostanza vada un po' a mio svantaggio. Succede spesso. Il signor Stanley è molto bravo. Cominciamo pure. Vostro onore, oggi vorrei cominciare con un episodio avvenuto nel 24esimo anno di vita. Il signor Miller aveva finito l'università e lavorava già da alcuni anni e aveva messo da parte $10,000 con l'unico scopo di investirli. Se lo ricorda, signor Miller? Uno dei vecchi compagni di scuola del signor Miller era figlio di un dirigente della Casio Corporation, che a quel tempo non era importante, era soltanto una piccolissima società in via di sviluppo. Il signor Miller andò a cena con questo suo amico, vostro onore, e questo suo amico gli passò delle informazioni riservate. Sapete, di quelle che si ottengono al massimo una volta ogni 5 o 6 vite. Vediamo il 24216, prego. Stanno accelerando i tempi. Cominceranno la produzione fra 3 mesi. Compra più azioni che puoi. Mi sembra fantastico. No, aspetta un momento. La Svizzera costruisce orologi, Charles. Non il Giappone. Ma cambierà. Non credo proprio. Ma perché il Giappone non può, scusa? Perché ci vuole una società che si intenda di strumenti di precisione per fare orologi. E con tutto il rispetto, i giapponesi faranno radio stupende, ma stanno a zero quanto a precisione. Allora, tu vieni da me, raccontami che la Germania intende costruire orologi e io ti crederò ciecamente. A quanto stanno le azioni? A 6. Sai che cosa ti dico, Charles? Appena si sparge la notizia, voi scenderete a 3. Vedrai se non mi dai ragione. Per chi non lo sapesse, la Casio Corporation è una delle maggiori produttrici di orologi e sveglie dell'universo. Lo so perfettamente.
E per la cronaca, vostro onore, quel suo iniziale investimento di $10,000 varrebbe oggi $37,200,000. Accidenti. Non ho altro da aggiungere per ora. Signor Stanley? A posto. Come, scusi? Non ha intenzione di rispondere adesso. Non vuole dire proprio niente. Parli lei. Vorrei sentire cosa ha da dire. Certo che è proprio in gamba. Signori, io non sarò intelligente come siete voi altri, ma devo considerarmi un fallito perché non ho fatto abbastanza soldi in borsa? Non mi direte che lo scopo principale dell'universo sia di fare soldi, perché allora io non ci capisco più niente. Guardi che questo non c'entra col fare soldi. Stiamo valutando una scelta che lei ha fatto. Nessuno l'ha trascinata fuori di casa obbligandola a investire $10,000. È stata una sua decisione. Ha cercato lei l'investimento. Noi giudichiamo soltanto la scelta. In che cosa ha investito alla fine, signor Miller? Se lo ricorda? In un gregge, mi pare. In un gregge. Ci può dire che fine ha fatto? Non l'ho mai saputo con certezza. So solo che le pecore creparono. Ho finito. Signor Stanley, tocca a lei. Io non ho niente da chiedere. Ma come? Come sarebbe? Non intende dire niente in mio favore? No, al momento no. Credo sia meglio andare avanti. Allora andiamo avanti, signor Miller. Certo, andiamo avanti. Vostro onore, vorrei passare al 29.11.5. Si tratta della sera prima che il signor Miller accettasse il lavoro in pubblicità che avrebbe mantenuto fino al trapasso. Chiese a sua moglie di aiutarlo con una piccola messa in scena. Se lo ricorda, signor Miller? Le chiese di impersonare il capo affinché lei potesse affilare le sue armi e ottenere quello che voleva. Fallo per me, ti prego. No, ora sto mangiando. Avanti, fallo. Ma che cosa dovrei fare? Il gran capo. Che cretinata. Non è una cretinata, mi serve. Offrimi 55.000, non di più. Mi dica, quanto vuole? Lei quanto vuole offrirmi? $55,000. Non posso lavorare qui per meno di 70.000, mi dispiace. Non posso darle $70,000. Allora non posso accettare. 58.000. 70.000. 59. 70.000. 60. Ho detto 70.000. 61. Ora mi spiego meglio. Non ho intenzione di accettare il lavoro per meno di 70.000. Non se ne parla neanche. Vostro onore, vorrei passare direttamente al pomeriggio del giorno dopo e mostrarvi il vero incontro. Allora, Daniel, sono pronta a offrirti $49.000. Accetto. Ti farò avere un posto macchina. Grazie. Perché si è arreso così presto? Mi incuriosisce, vorrei saperlo. Perché ha accettato così tanto meno di quanto voleva e l'ha fatto così in fretta? E ricomincia a parlare di soldi. Allora soltanto i soldi sono importanti qua. Va bene, non so che farci. Non ho guadagnato abbastanza, ok? Chiamatemi Hippie, rimandatemi sulla terra, sono colpevole. Lei continua a pensare che noi parliamo di soldi, ma noi stiamo parlando di paura. Perché non ha tenuto testa al suo boss come ha fatto con sua moglie? Ci dica anche un solo motivo. Beh, intanto lui non era mia moglie. Portava giacca e cravatta. Aveva una giacca molto bella. E la sua cravatta odorava di $49,000. Ottima risposta, molto bene. E così le sue narici hanno deciso che lei valeva di meno. È questo che intende dire? Il processo che una persona attraversa nel momento in cui accetta una paga è estremamente complicato. Lei non può conoscere le mie ragioni. E comunque vivevamo bene col mio stipendio, era più che sufficiente. Se vuole continuare a parlare di soldi, lo faccia pure, ma qui stiamo discutendo di paura. Ma di cosa avrei avuto paura? Deve dirmelo lei. $49,000 sono molti. Non ho altro da aggiungere, vostro onore. Signor Stanley, a posto. No, non è possibile. Sempre per la paura di darsi troppe ari, eh? Vuole farci vedere qualcosa, signor Miller? Ho avuto un aumento 6 mesi più tardi. Beh, se vuole che lo guardiamo, ce lo dica pure. Signora Foster. Vostro onore, credo che ora sia il caso di presentare un riassuntino di errori di valutazione. Alcuni frutto della paura, alcuni frutto della stupidaggine. Ho messo insieme 164 di questi sbagli per un periodo di 12 anni. Aiuto! Congratulazioni. Ha 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 ha!
andiamo. D'accordo. Beh, non so dirle quanto mi faccia piacere conoscerla. Grazie. Non vedo l'ora che arrivi domani. Grazie, buonasera. Ciao, Daniel. È lui, Sam. Salve. Salve, Daniel. Giulia mi ha parlato di lei. Sì, non è che sappia poi molto di me. Non l'avrei detto mai. Ho sentito che ha avuto Dick Stanley oggi. Come fa a saperlo? Sam usa il 54% del cervello. Dick Stanley è in gamba. Parla poco, ma è eccellente. Parla pochissimo. Giulia, ci vediamo domani. Sì, grazie. Arrivederci. Lo sai cosa possiamo fare? Possiamo andare al padiglione delle vite passate. Dicono tutti che è meraviglioso. Beh, non so. Non sei curioso di vedere chi altro sei stato? Ho saputo che accerti della nau. No, figurati. E poi fanno degli hot dog da favola. Che cosa? Giuro, i migliori hot dog di Città del Giudizio si mangiano al Palazzo dei Ricordi. Ma allora ti piace proprio mangiare, eh? Poter mangiare quello che vuoi, non ingrassare di un etto e sentirsi bene. Beh, ti credo. Spettacolo. È lì, no? Sì, non vedi la scritta. Dai, vieni, mettiamoci in fila. Mi sembra di stare a Disneyland. Avremo l'età giusta. Quando eri sulla Terra, non avevi mai la sensazione di essere stata un'altra persona? Ti è mai capitato di vederti in un'altra esistenza? Mai. Tu sì? Sì, credo di sì. Credo di essere stata un peso massimo in un'altra vita. Tu dici? Non mi sembra possibile. Insomma, tu non ti sei mai visto come un altro. Sì, una volta al liceo ero completamente fumato e ho fissato uno specchio per 2 ore finché non ho visto un tale che sembrava un cinese. Beh, ero solo io che strizzavo gli occhi. Accomodatevi nel primo palco disponibile alla vostra sinistra. Lo spettacolo avrà inizio fra 30 secondi. Non immaginare quanto sei emozionata. Benvenuti nel padiglione delle vite passate, amici. Oh mio Dio, guarda chi c'è. Tra un momento vi sarà chiesto di posare la mano destra sulla piastra accanto a voi. Poco dopo apparirà un'immagine di voi in una vita precedente. Quando avrete visto abbastanza, basterà che togliate la mano dalla piastra. Poiché ci teniamo molto ad accontentarvi tutti, ciascuno di voi dovrà limitarsi a 5 vite passate soltanto. Grazie. Appoggiate la mano sulla piastra ora. Per quella sarei io. Elizabeth, vieni a tavola, tesoro. Vengo subito, mammina. Ma insomma, che diavolo è questa storia? Al castello! Ma è incredibile! Tu chi sei? Sono un principe azzurro. Davvero? Sì! E tu chi sei? La cena del leone. Prima ero un principe, poi sono stata un baleniere e poi una sarta. Oddio, è stata un'esperienza incredibile! Tu eri un selvaggio? Sì, è un sarto per signora, non ho visto altro. Ma guarda che strano, tu eri un sarto e io ero una sarta, non è interessante. Ti va un po'? No. Il bastoncino lascialo però. Non posso fare a meno di pensare a te. Mi succede la stessa cosa. Le sedute in aula sono così stressanti, eppure basta che ti veda un attimo per dimenticare tutto, per sentirmi subito bene. Non è mica una cosa brutta. Il problema è che so perfettamente che non è merito mio. Per questo mi preoccupo. Credo che dipenda da te. Da me? Perché? Cosa faccio? Non saprei. Ho letto da qualche parte che uno deve stare bene con se stesso prima di tutto. E poi può stare bene con un'altra persona. Ecco, io so che sto molto bene con te. Ma non so quanto stessi bene con me stesso prima di incontrarti, hai capito? Questo vuol dire che sei tu che mi fai stare bene. Ma tu non stai bene per niente.
No, sto bene. Allora, quanto stiamo? Stai perdendo. No. No, siamo pari. Ok, bel tiro. Grazie. Lo sai che non mi hai mai detto come sei morta? Dai, raccontamelo. No, non mi va di parlarne. Perché? Perché è imbarazzante. Imbarazzante? Cosa c'è di imbarazzante? Io mi sono spiaccicato contro un autobus. Sono inciampata. No. Sì. Sei inciampata e sei morta? Sì. Ma su cosa? Beh, eravamo andati a trovare degli amici in campagna. Volevano tutti fare un giro in paese. Io invece volevo restare a casa per farmi una nuotata. Così sono andata in giardino. Ho inciampato in una sedia a sdraio, ho sbattuto la testa sul cemento e sono finita in piscina come un sacco. E come hai nuotato? A rana o a delfino? No, racconta, che cosa hai provato? Piantala. Hai perso conoscenza? Hai avuto paura? Ero imbufalita. Sei morta imbufalita? Sì, ero imbufalita, io nuotavo benissimo. Mi sembra chiaro che nuotare bene conta fino a un certo punto. Bisogna anche stare attenti a dove si mettono i piedi. Guarda che alle Olimpiadi certi dettagli li prendono molto sul serio. I romani sono eccellenti in questo. Se non la smetti di prendermi in giro, ti faccio vedere chi sono. Credo di averlo già capito. A che ora inizi domani mattina? Ah, presto, presto. Io invece comincio solo alle 3. Ceniamo insieme domani sera. Pensavo di cominciare a uscire con altre donne. Ho messo gli occhi su una novantenne. Beh, ti aspetto all'ingresso grande alle 5. Sarò puntuale. Se arrivi presto, perché non vieni nella mia aula? Così dai una sbirciatina a un pezzo della mia vita. Mi farebbe piacere. Ok. Allora... io vado. Buonanotte. Ciao. Scatole di caramelle sul comodino che mi aspettano. Te li hanno dati quei meravigliosi cigni di cioccolato? Quali cigni? Quelli ripieni di crema, sono buonissimi, oh. Lo immagino. No, da noi danno solo le mentine per l'alito. Oggi non ho nessun avvocato. Lo sa che è davvero carina, signora Foster? Grazie. È contenta del suo lavoro? Signor Miller, le farò una promessa. Quando avremo finito, se vorrà ancora sapere qualcosa di me, sarò più che felice di dirle tutto. Ma per adesso, concentriamoci su di lei, d'accordo? Buongiorno. Guarda che si vede. Salve, Daniel. Lei mi è mancato. Come va, vecchio mio? Per quello che gliene importa. Oh, la smetta. Cosa c'è? Si è sentito abbandonato? Ma che cosa ha avuto da fare di così importante? Glielo direi, ma lei non potrebbe capire. Non mi tratti come un imbecille. Me lo dica, avanti. Ero bloccato nel circuito interno del pensiero. Non capisco. Gliel'avevo detto. Buongiorno. 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 Buongiorno a tutti. Cominciamo subito. Signora Foster, tocca a lei. Grazie, vostro onore. Stamattina vorrei cominciare dal 34esimo anno di vita. Il signor Miller aveva accettato di fare un discorso in rappresentanza di tutte le agenzie della costa occidentale a un convegno molto importante della Ford Motor Company. Una circostanza che, se gestita bene, avrebbe potuto fare miracoli per la sua carriera. Non la facciamo sembrare la fine del mondo.
Possiamo passare al 3477, prego. È pieno zeppo, come una scatola di sardine. Devi disdire tutto. Cosa? Non ce la faccio, c'è troppa gente. Ho dato un'occhiata, c'è una vera folla, non posso andare là fuori. Ma tu ci devi andare, Dico che non posso. Non so che cosa mi abbia preso, ma c'è veramente troppa folla. Mi sta venendo un orribile attacco d'ansia, non posso andare là fuori, non posso. Senti, devi fare il Peter, discorso, un sacco di gente non ci riesco, sei matto. Farei una figura da scemo e... Ma non è vero. Non ce la faccio, non riesco a parlare. Ho ma il cuore in subbuglio. Ma sì, che vuoi. Non ce la faccio. Lo vuoi capire o no che mi è venuto un terribile attacco d'ansia? Ma no, tu sai il fatto tuo, sei in forma. Adesso non riesco neanche a connettere. Ascoltami bene, ci sono troppe persone là fuori. Non ci voglio andare. Vai di là e disdici tutto quanto. Su, si sbrighi, tocca a lei. Abbiamo ancora qualche problemino, ci dia un secondo solamente. Un secondo? Ma siamo già in ritardo, è pieno di gente, ok? Peter, ti prego, no. Andrai benissimo. Non farmelo fare, ti scongiuro. Su, cammina. Ti prego, ti prego. Buon pomeriggio. Un bel applauso per il nostro oratore della Fit Cake Building. Ecco a voi Daniel Miller. No, vai, non ce la faccio. Io sarò... Vai! Signore e signori, un momento di attenzione, per favore. Non è niente di grave, ma è stata segnalata una fuga di gas sotto questa sala. Signore e signori, vi preghiamo di lasciare la sala senza perdere la calma. Oh, è solo una precauzione, non c'è alcun pericolo. Vostro onore... Avrei scelto anch'io questo giorno, ma per illustrarvi il coraggio del signor Miller. Nonostante l'angoscia, il panico e la confusione che provava in quel momento, si è presentato lo stesso di fronte al microfono. Se non ha pronunciato neanche una sillaba. Ma si è trattato di un'emergenza. Certo, ma non ha mai voluto portare a termine quell'incarico e non ha mai più voluto prendere la parola in pubblico per dire quello che pensava. Oh, magari non ne aveva voglia. Aveva accettato di fare quel discorso con una grande dose di entusiasmo. Sì, ne aveva voglia, e come... Se avesse portato a termine quell'incarico, io credo che tutta la sua vita avrebbe preso una direzione molto migliore. Ne sono più che convinta. Ma ne è più che convinta, signora. Lei è incredibile. Tutta la sua vita avrebbe preso una direzione molto migliore. Roba da pazzi. Ah, vostro onore, gradirei lasciar perdere questa scena e passare a qualcosa che credo vi farà veramente impazzire. Senza esagerare, roba che scotta davvero. Daniel, questa scena dove si è svolta? Non so cosa vuol mostrare. Ah, mi scusi, possiamo passare al 3119, il gatto delle nevi. Ah, a Big Bear. Big Bear. Guardate con attenzione, si tratta di dinamite. Quanto ha camminato per trovare aiuto? Ho fatto 3 miglia. Con la gamba rotta in 2 punti. Sì, esatto. Sono fiero di lei. Senza nessun aiuto, completamente solo, con una gamba malamente fratturata in ben 2 punti, quest'uomo ha percorso ben 3 miglia in cerca d'aiuto. Ma non dirà sul serio. Come, scusi? Che cosa ci ha fatto vedere? Quello era solo istinto di conservazione. Non ha rischiato la vita, si è salvato la vita. Ah, ecco, e uno non è un eroe se salva la propria vita? Un eroe? No, no di sicuro. Ah, no. No, nessuno di noi sta accusando il signor Miller di non avere istinto di sopravvivenza.
Siamo qui per vedere se sia capace di vincere la paura, non il dolore. E chi non avrebbe avuto paura? Ma di che cosa, Diamond? Beh, per esempio della morte, ecco di cosa. Si renda conto, signora Foster, che noi non staremmo neanche qui a giudicarlo il signor Miller se si fosse lasciato morire nella neve. Signor Miller, mi corregga. Lei, dopo quel giorno, non è più salito su un gatto delle nevi. Un momento, signora. Non perché avessi paura, perché lo detestavo, quel coso. E voi dovete credermi questa volta. Qui non c'entra niente la paura, qui si tratta di odio. È un infernale trabiccolo, vi do la mia parola d'onore. Prima di tutto si scalda come un tostapane. Mi sono bruciato all'interno della coscia, dal ginocchio fino all'inguine. Sembravo depilato. Secondo, non so se fosse la fodera del sedile, oppure il bordo di pelliccia, oppure ancora anni e anni di esposizione a tutte le intemperie, ma certo che puzzava come un vecchio caprone. Terzo, è estremamente rumoroso. E non te lo dicono prima, eh? Lo scopri soltanto dopo 2 o 3 ore, quando non riesci a sentire più niente. Non so, vai in un ristorante? Beh, ti ritrovi in mezzo a un film muto. E quarto... scusate l'espressione, ma le palle ti continuano a vibrare per almeno 13 settimane. Sono molto fiero di lei. Veramente un'ottima giornata, veramente molto emozionante. Che cosa fa stasera? Vado a cena con quella mia amica. Giulia? Come fa a sapere come si chiama? Non ha ancora capito la storia del cervello, eh? Ci vediamo domani. Deve essere soddisfatto, è andata benissimo. Buona serata. Ritorna dentro. Mamma! Che donna. È tornata a prendere il gatto. È meraviglioso. Di che razza era il gatto, Giulia? Persiano. Oh, io adoro i persiani. Scusatemi, ma ci tenevo molto a rivedere la scena. Oh, non fa niente. È un tale spettacolo. Credo che basti per oggi. Ci vediamo per un'ultima volta domani, più che altro per salutarci. Diciamo verso l'una, va bene? Ciao! Ehi! Grandioso! Sì. Sul serio. Salve, Daniel. Felice di rivederla. Come stai? Non c'è male. Arrivederci e buon divertimento. Grazie. Ci vediamo domani a luna. D'accordo. Buona serata. Ah, Sam mi ha parlato di un magnifico ristorantino italiano. Che cosa ne dici? Era davvero una scena entusiasmante, lo sai? Sembrava proprio la pubblicità dei Vigili del Fuoco. Ah, un colpo al fegato. Ma se non ce l'ho nemmeno più il fegato? Guarda, guarda. Servono delle porzioni gigantesche qui. Che attacco di fame. I residenti adorano questo posto. Dicono che sia il miglior ristorante della zona. Davvero? Mm-hmm. Sei pronta per l'orgia? Sì. Mando per l'ordinazione. Grazie. Grazie. Qual è il tuo piatto preferito? In assoluto il tacchino con le castagne. Sul serio? Sì. Io non lo posso mangiare. Come mai? Beh, quando ero piccolo avevo un tacchino e gli avevo dato un nome. Oh. Non riesci a mangiare uno che chiami per nome. Magari me lo avessero detto qualche anno fa. Avrei dato un nome al gelato. La carne la mangi? Sì, qualche volta, ma non molto spesso. Tu invece? Io adoro il pesce. Ah, anch'io. Quale? Il salmone, per esempio. Ah. E mi piace molto quello che vive vicino ai reattori nucleari, tra le rocce. Non mi ricordo il nome. Pesce fosforescente? Sì, esatto. Illumina tutta la casa quando lo cucini. Buonasera e benvenuti. Com'è andata la proiezione oggi? Bene, molto bene, grazie. Ce lo vogliamo bere un buon vinellino stasera? Certo, come molto no. Bene. Lei come si chiama? Edoardo. Piacere. Anche per lei, signore? Sì, grazie. Bravo, avete intenzione di fare una bella cenetta, vero? Altro che cosa ci consiglia, Edoardo? Le piace la pasta? Moltissimo. Ah, allora gliene porto 1,5 kg. È la migliore che abbia mai assaggiato. Sentirà cosa mangia. Per lei che cosa porto? Le piacciono i gamberetti? Sì. I nostri sono così freschi che dall'acqua le vengono nel piatto saltellando. Non fanno alzare il colesterolo? Beh, non so che effetto facciano a lei, ma in genere lo fanno alzare, glielo assicuro. Torno immediatamente. Salute.
In camera tua c'è la jacuzzi? No. E nella tua? No, non c'è in camera mia, no. È nel bagno. Però mi sa che non è una jacuzzi, anzi diciamo piuttosto che una vasca con dei buchetti. Sei molto buona, non aver paura di ferirmi, so incassare. Se hai una jacuzzi sono felice per te. Ok, ce l'ho. Mi faccio il bagno tutte le sere, non sai quanto mi piace. Sono contento per te. È la mia passione. E fa le bollicine? Sì. E voilà, sono arrivato. Mi dica se non le ho dato un buon consiglio. E lei perderà la testa per questi. Sono più di 30 gamberi e se vuole gliene porto altri 30 senza problemi. Oh, Edoardo, lei è un portento. Grazie. Le vanno i broccolini? Sì. Ah, le piacciono con la salsa olandese? Sì. Oh, così mi piace. Ne vuole un po' anche lei? Sì, ma solo un assaggio. Ma certo. Grazie, basta così. Quanti giorni sta rivedendo? 9. Mi dica, le piacciono i dolci? Ah, ne vado matto. Lei mi è simpatico. E le porterò 9 torte, così le porta via. Una torta per ogni giorno, eh? No, no, grazie, non importa, no, grazie. No, glielo offro io, non faccio complimenti, si mantengono bene. No, non è il caso. Sì, sì. No, veramente. Mangiate sì. Ora, eh? La prego, non mi porti niente, sto bene così, la ringrazio. Buone, eh? Oh, mio Dio. Oh mio Dio. È una vera meraviglia. La mia pubblica accusa è dietro di te. Guarda, non guardare. Non posso più rimanere. Ma che cosa ti viene in mente? Stai solo cenando. No, sto mangiando 30 gamberi come un maiale. Ma no, mangiano tutti così in questa città. Ma non mentre Lena la iena li giudica. Figurati se non se ne accorge quella che mi sto ingozzando un peschereccio intero. Salve. Ti prego, andiamo. Ma no, che dici? Continua a mangiare. Ok. Va bene, hai ragione. Quanto deve durare? Stai divertendo, eh? E questo è importante. Visto che ti avevo detto, lei non ci sta guardando. Guarda me. Sento che passerò dei guai. Non guardare, non guardare. Voltati. E coraggio, tiralo su. Lungo. Mordilo ora, per favore. Ti supplico, mordilo. Mordilo, mordilo. Possiamo andare? Mi rende molto nervoso. Scusa, solo un momento. Spero tanto di trovarti un po' più calmo quando torno. Salve. Lei è la pubblica accusa di Daniel? Sì. Le volevo solo dire che io lo trovo meraviglioso. Salve. Salve. Come si chiama? Giulia. Un bellissimo nome. Martin? Prego. Beh, è stato un piacere. Perché? Cosa ho detto? Avevo paura di dimenticarmelo e gliele ho portate subito. Ecco, qui ci sono 9 torte. Crede che possano bastarle per il momento? Io non le voglio, lo sa. Come no? Me l'ha detto lei di portarle. No, signore, non le ho detto niente. Me le ha ordinate? Ma no. Sì, non si ricorda? Ma vuole mettermi in imbarazzo, non saprei neanche come portarle quelle torte. Non sia timido. Adesso le porto anche 9 bistecche. Non si azzardi, ho guai a lei. Che cosa ne sarà di te? Sam non ti ha detto niente? Ha detto solo che dopodomani non sarei tornata in albergo. Non ha detto altro. Voglio confessarti una cosa. Io lo so che mi consideri una che sa quello che vuole. Lo sei. Ma non del tutto. Vedi, se c'è qualcosa che so fare veramente bene è far andare avanti le cose. Cioè, io sono una in grado di prendere in mano una situazione e di risolverla. Ne sono sempre stata capace. E ha sempre funzionato. Con te non è così. Non so cosa mi succeda, ma è tutto... è così...
spontaneo. Lo so. Non mi era mai capitato di provare una cosa così prima. E nemmeno a me. E non credevo neanche che mi sarebbe mai capitato. Invece, quando mi succede, alla fine della corsa. Sì. Dov'è la giustizia? Beh, meglio questo che niente, no? Hai ragione. Ti va di passare la notte con me? Più di qualsiasi cosa al mondo. Sì. Andiamo allora. No, aspetta. Non credo che sia il caso. Non credo che potrei. Perché? Perché questo è infinitamente meglio di tutto il sesso che abbia mai conosciuto, te lo giuro. E io non voglio rovinare tutto, sul serio. Ma come fai a sapere come andrà fra noi? Non lo so, ma se tra noi due avviene la cosa più bella che ci sia mai capitata, io dopo cosa faccio? Da quanto ho capito, questi non ci manderanno nello stesso posto. E io che cosa faccio? Dovrò rimpiangerti fino alla fine dei tempi. E se invece non funzionasse? Non potrei nemmeno fantasticarci sopra. Io ti amo. Oh, Giulia. Se avessi una bella scena come quella tua dell'incendio, la prenderei diversamente, me lo sento. Resterei qui, non me ne andrei più via. Ma mi sono difeso così disperatamente in questi ultimi giorni che ora non voglio più essere giudicato, mai più. Non ho mai provato niente del genere dentro di me, ma ho paura. Ma sono stanco di essere giudicato. Come vuoi. Mi mancherai tanto. Anche tu mi mancherai moltissimo. Ti amo, Daniel. Anch'io tanto. Mi mancherai. Oh, Giulia. Sì, lo so. Ora me ne vado. D'accordo. Sì. Ok. Ciao. Mi può dare l'Hotel Majestic, per favore? Attenda, prego. Majestic Hotel. Sì, Giulia. Oh, mio Dio, non so neanche il cognome. Come dice, scusi? Mi sono innamorato di un ospite del vostro albergo e non ne conosco il cognome, purtroppo. Capisco. Come si chiama di nome? Giulia. Abbiamo due Giulie e tutte e due hanno chiesto di non essere disturbate. Senta, me le può passare? È molto importante. No, signore, non sono autorizzato a farlo. Ma è veramente importante. Mi dispiace, non posso. Beh, voglio lasciare un messaggio, allora. E lo voglio lasciare per tutte e due. Dica pure. Dica a entrambe che io le amo. Le amo più della vita stessa. Che non ho mai conosciuto nessuna come loro, mai. Mai. Che mi mancheranno sempre, fino alla fine dei tempi. Dei tempi. È tutto, signore? Sì, è tutto. Dunque, il signor Miller ha superato le sue paure, vostro onore. Io ritengo che la scena con cui intendo concludere dimostrerà senza ombra di dubbio che le ha superate. Signor Miller, verso i 30 anni la sua vita non è stata particolarmente positiva, mi pare. No. Un brutto divorzio l'aveva praticamente ridotta sul lastrico. Mi risulta che in banca le rimanevano $9,000, giusto? Sì, signore. Qualche mese prima del divorzio, lei e sua moglie avevate acquistato dei biglietti per Hong Kong. Dovevate andarci insieme. Ma dopo la separazione, sua moglie si fece rimborsare il suo. Lei cosa fece, signor Miller? Lo usai.
lo usò. Rimasto con soli $9,000 in banca, con la vita distrutta, il signor Miller non giocò certo di rimessa. Poteva farsene rimborsare quel biglietto, ma il signor Miller disse: al diavolo tutto, io me ne vado a Hong Kong. E questo soltanto, a parer mio, richiede un gran fegato. Ma, vostro onore, non è finita qui. Vogliamo andare al 36919? Siamo all'aeroporto internazionale di Los Angeles. Lei è al posto 41B. B? Quindi tra A e C? Sì, tra A e C. Quindi sono seduto in mezzo a due persone fino a Hong Kong? Sì, mi dispiace. La classe turistica è al completo? Sì, signore. I passeggeri in arrivo da New York. E in prima classe ci sono ancora dei posti? Ne è rimasto uno soltanto. E qual è la differenza di prezzo? Andate e ritorno? Sì. Sono altri $3,944, signore. Lo prendo. Vostro onore, quest'uomo spese così un terzo di tutti i suoi risparmi soltanto per stare un tantino più comodo. Non vi dice niente questo? Stressato com'era, con la vita assurda che faceva in quel periodo, qualcosa dentro di lui, il bambino e lui, gridò: non esitare, dei soldi cosa te ne importa, li rifaremo, ma ora trattami bene. E Daniel obbedì. Vostro onore, io penso che il signor Miller abbia ormai superato le paure che gli potrebbero impedire di diventare un esemplare cittadino dell'universo. E di conseguenza propongo un suo pieno avanzamento. Ho finito. Signora Foster, tocca a lei. Vostro onore, ecco, a questo punto vorrei mostrare anch'io la mia scena finale. Proceda. La mia scena non si è svolta sulla Terra, ma qui. Come? Vuole scherzare? Mostra una scena di qui. Sì, se non le dispiace. Mi è stato detto che la cosa non era più ammessa. Nessuno può averglielo detto, avvocato. Ma che cosa vediamo? Vediamo qualcosa di ieri sera. Signor Miller, la prego, guardi la scena e mi dica che cosa provava. Ieri sera? Ti va di passare la notte con me? Più di qualsiasi cosa al mondo. Sì, andiamo allora. No, aspetta, non credo che sia il caso. Non credo che potrei. Perché? Se avessi una bella scena come quella tua dell'incendio, la prenderei diversamente, me lo sento. Resterei qui, non me ne andrei più via. Ma mi sono difeso così disperatamente in questi ultimi giorni che ora non voglio più essere giudicato, mai più. Non ho mai provato niente del genere dentro di me, ma ho paura. Ma sono stanco di essere giudicato. Lei ama sinceramente questa donna, non è vero, signor Miller? Sì. Perché non è rimasto con lei ieri notte? Ho avuto paura. Alzi la voce. Ho avuto paura. Ho finito. Beh, questa mi sembra proprio nuova. Andare a letto con qualcuno e sparire il giorno dopo. Questo per lei sarebbe coraggio, signora Foster. Io non credo che lei riesca a comprendere il mondo da cui il signor Miller è appena arrivato. È pieno di problemi che lei non ricorda o che non conosce. Identità confuse, valori che cambiano. Il signor Miller semplicemente non ha voluto ferire la persona che ama. Non è che per caso ha avuto paura di prendersi una malattia? Non ho pensato che fosse malata, no. Non lo ha mai pensato, certo, i suoi timori erano altri. Ora stiamo andando fuori tema. Signora, non siamo mai stati in tema. Lei lo attacca su due fronti. Se fa un gesto coraggioso, il cui seguito però non le piace, lei mostra il seguito. Quando non c'è nessun seguito, lei gliene fa una colpa. Questo era un esempio di qualcosa che il signor Miller voleva fare e non ha fatto, perché ha avuto paura. Ed è successo appena ieri sera. Posso dirvi che cosa abbiamo visto, secondo me? Io credo che abbiamo visto un uomo che ha pensato ai sentimenti di un altro essere umano. Non sapeva che effetto la cosa avrebbe avuto su di lei e quindi è stato prudente. Bene, lei gliene fa una colpa. Io invece lo ammiro. Lei la chiama paura, io la chiamo considerazione. La chiamo rispetto per i sentimenti di un'altra persona.
rispetto. Mi dispiace, ma vorrei che le avessimo tutti certe qualità. Grazie. Signor Miller, il suo commento finale, per favore. Beh, io credo di aver dimostrato considerazione. E a proposito delle insinuazioni della signora Foster, vostro onore, io non ho mai pensato che Giulia avesse quella malattia, ma rendetevi conto che attualmente sulla Terra ci riempiono la testa di paure con i discorsi più terribili. Non fanno altro che dirci in continuazione che uno non fa l'amore con una persona, ma con tutti quelli che con quella persona hanno avuto rapporti. E ora che ho visto il padiglione delle vite passate, si potrebbe trattare di 30.000 persone. Per quanto riguarda il resto della mia vita, sono davvero convinto di aver cambiato registro. Lo so che mi restava ancora qualche paura, ma sono morto molto giovane, altrimenti io avrei potuto superarle le paure. Quindi, se riterrete giusto farmi andare avanti, io prometto che ce la metterò davvero tutta. Lavorerò su me stesso, farò tutto quello che mi verrà richiesto. Giuro che ce la metterò tutta. Sul serio, parola d'onore. Io ce la metterò davvero tutta. Ha terminato, signor Miller? Sì. Ma vi prego di credere che ce l'ha... Che ce la metterà davvero tutta. Sì. Bene. Allora abbiamo finito. Grazie. È stato un piacere. Tanti auguri. Beh, è andata. Torniamo nel mio ufficio ad aspettare. Ci vorrà una mezz'oretta. Il giudizio è arrivato. Così presto. È buon segno? Né buono né cattivo. Non perdono mai tempo, hanno bisogno della stanza d'albergo. Allora, cosa ne pensa della nostra città? Ce la caviamo bene, no? Com'era quel ristorante italiano? Che cosa hanno deciso? Torna sulla terra. Le posso dire una cosa? Anche se la rimandano sulla terra, non è detto che abbiano ragione. Possono sbagliare anche loro. Non si lasci condizionare così dagli altri. Segua quello che ha dentro. Avanti. Adesso andiamo alla stazione. Sono in partenza i tram numero 7 e numero 8. Non mi ci abituerò mai. La nostra organizzazione è formidabile. Decine e decine di mezzi che partono contemporaneamente per tutte le destinazioni. Tutte le linee sono state attivate. Questa è roba sua. La carta d'imbarco, i vari documenti di cui avrà bisogno. Patente, carte di credito. Non ricorderà niente, quindi non si preoccupi. Non avrà nessun senso di colpa, però cerchi di afferrare le occasioni quando le capitano. I passeggeri che tornano sulla terra sono pregati di salire a bordo dei tram sulla sinistra. I passeggeri che devono avanzare salgano a bordo di quelli sulla destra. Bene, siamo arrivati. Buona fortuna. Si ricordi che ho fiducia in lei. Via pure a me, signore. Via pure a me, si accorda. Cammini su questa guida, la condurrà al suo tram. Tutti i tram sono in partenza. Il suo biglietto, prego. Ultima chiamata per i tram 7 e 8. I passeggeri che devono avanzare salgano a bordo. Si accomodi pure. Il personale è pregato di prepararsi per la partenza. Daniel! Daniel! Giulia! Daniel! Giulia! Thank you.
Ma che diavolo sta facendo? Si sieda immediatamente, lei non sa che cosa rischia. Ma non sapevo il tuo cognome! Non ti lascerò andare via! Non ti lascerò andare! Aiuto! Aiuto! Tieniti forte! Tieniti forte, ti prego, non ti lasciare, resisti! Ti amo da morire! Anch'io ti amo! Aprite! Aprite! Insomma, volete aprire? Maledizione, aprite questa porta! Per favore, apritemi la porta! Giulia, ti prego, aspettami! Aspettami, amore! È uno che ha paura? Eh? Prego, apritemi la porta, vi scongiuro! Giulia! Giulia! Lasciatelo salire! Thank you.